Bello a tutti raga, ovviamente 28.7 e oggi siamo tornati su un vlog con un band dislessico che a stento riesce a fare un intro. Una cosa veloce, non so l'illuminazione, se mi si dovrebbe vedere illuminato per bene oppure no, non lo riesco a capire perché io vedo tutto un po' in ombra, invece il video della videocamera sembra abbastanza luminoso, quindi spero che voi riusciate a vedermi per bene. Allora, ho un pochettino di cose da dire, quindi numero di iscritti. Allora, abbiamo raggiunto i 134 iscritti e ringrazio per l'iscrizione, scaletta sempre alla mano. Ringrazio Lola 030 o 030, Loco 95, Esther, Nostravagus, Bloody Girl and Sad Millie, sì, penso di aver segnato delle L, scusami se mi sbaglio, Francesco, Zo, due Eren Jager, perché un solo Eren non bastava e me ne prendo due perché io può, The Kylax 94, Alessandro 498. Chiedo scusa se qualcuno di questi nomi che ho già detto l'avevo già nominato nei blog precedenti, ma ho fatto un po' di casino e non riuscivo più a capire chi fosse già iscritto da prima e chi no. Quindi ho fatto tutta una carrellata di nomi per essere sicuro. Se ho buttato dentro qualcuno che ho già nominato, perlomeno siamo andati sul sicuro. Allora, iniziamo un pochettino col blog vero e proprio. Quindi vorrei ringraziare Beppe per avermi fatto questa fanart, che io metterò qua sulle impressioni o in uno dei siti angoli, anzi no, schermo intero. Questa piccola fanart a schermo intero, ve la lascio contemplare ancora un pochino. Ancora qualche secondo, dai. Molto bene, l'avete vista per abbastanza tempo. Via, via. Sto scherzando, gente. Sto scherzando palesemente. Inoltre, vorrei ringraziarlo anche per un'altra cosa che ha fatto, che io non me l'aspettavo e quando l'ho vista ero tipo, che cazzo è questo? Che è appunto questa immagine qui. Forse voi la vedrete un pochettino sgranata. In tal caso proverò a lavorarci io in modo da rendergli un po' più di definizione e di renderla un pochettino più guardabile. È una cosa un pochettino strana questa. Quindi, recap dei video usciti fino ad ora. Dall'ultimo vlog sono usciti, scaletta alla mano, per la seconda volta, sono usciti in ordine dall'ultimo vlog una sorta di recensione di The Cat Resource, o meglio la ricompensa del gatto, una Try to Not Laugh Challenge with Katema con Kare, un video random girato così a cazzo, la parte 10 di To The Moon, l'ultima parte del primo episodio di Kirby, la settima parte di Bevel's Painting, un video veloce giusto per informarvi che potrebbe valere come vlog, però ho voluto lasciarlo così normalmente perché non so se andasse definito per bene vlog oppure no, il secondo episodio di Kirby, la parte... quanta professionalità. Proprio la professionalità, gente. La parte 11 di To The Moon, la parte 8 di Bevel's Painting, un video random su Kirby, la parte 13 di Crash Bandicoot che è ritornato e ci ho smadonnato un botto per riuscire a far uscire la parte. Ci sono... vi apro una parentesi dopo su quella. Un video random su Puzzle Bobble. Un altro video random. Ah sì, è vero, un altro video random. E la parte finale di To The Moon, che è appunto la 12. Allora, cose un pochettino veloci. Io in realtà sto registrando questo vlog prima di aver caricato gli ultimi due video che voi avrete visto, quindi prima del video random sulle colline e prima della parte finale di To The Moon. Allora, una parte su To The Moon. Quando sarà finito il gioco, ovviamente giocherò i DLC, perché sono usciti due DLC e li giocherò tranquillamente, e giocherò anche Bird Story, che tanto il primo DLC e Bird Story li ho già registrati, l'unico che non ho ancora registrato è il secondo DLC di To The Moon, di cui non so probabilmente una mazza. Allora, la parte 13 di Crash Bandicoot 3, allora, ringrazio comunque
Ivan se sta guardando questo video, per avermi dato un consiglio su come trovare quelle dannate scatole che non sono riuscito a trovare, anche se avessi completato il livello. Però grazie comunque. Cosa ho dovuto fare per far uscire quell'episodio? Veramente, quando registrammo l'audio era stato registrato male. Quando io sono andato a convertire i file dell'audio per renderlo leggibile a Camtasia, perché quando registro gli audio del telefono Camtasia non li legge, li devo convertire in MP3. Il problema è che se io convertivo il file della registrazione, in qualsiasi formato lo convertissi, l'audio spariva. E quindi tipo ho dovuto prendere l'audio di 40 minuti circa, 40 minuti se non sbaglio, e registrarlo di nuovo con il computer. Quindi ho tenuto ovviamente Minecraft aperto in un angolo, l'audio in un altro, e ho fatto partire Fraps su Minecraft e di conseguenza ho fatto partire l'audio. In questo modo ho registrato Minecraft ad audio 0, però con l'audio della registrazione. Quindi ho dovuto registrare per 40 minuti di nuovo, dopodiché ho dovuto fare tutto insieme, ho dovuto salvare tutto in formato MP3 e dopodiché iniziare a montare i video. Ci ho messo quindi una mattinata a fare il tutto, un pomeriggio intero a salvare il video, e il giorno dopo ci ho messo veramente un intero pomeriggio a caricare il video. E credetemi, sono stato alzato fino a mezzanotte e mezza pur di farvi arrivare quel video. E credimi che è tanto per me questa cosa qui. Sempre sulle parentesi su Bevel Painting, ci manca soltanto un video, due al massimo, abbiamo concluso quella serie. E dopo Bevel Painting vedremo un po' che cosa fare dopo quello, perché ho già in mente il gioco da fare dopo Bevel Painting. Però anche se ho comprato Steam, ho prima da scaricarlo, ho da vedere in che modo mentre la traduzione italiana e da provare a giocarlo. Poi, dato che ho trovato una mod per il gioco che giocherò sull'altro canale, per quella lì aspetterò prima di fare il gioco normale e poi passerò alla mod. Tanto, se voi non siete dei broni, la mod non vi riguarda. Anche se mi ha detto Kare che come gioco è una cosa assolutamente stupenda e che voleva darmi dei consigli su come fare il gioco, come ha fatto per Niraoni, eccetera. Però, lui si è detto, sono curioso però di vedere come giocherebbe una persona a questo gioco, una persona che non sa niente. Quindi ci siamo messi d'accordo e ha deciso che mi lascerà fare, perché è clemente e vorrà vedere come giocherò io questo gioco, di cui non vi faccio il nome. Se sapete il gioco è, non scrivetelo nei commenti, perché voglio che sia una sorpresa. Allora, cos'altro devo dire? Allora, tecnicamente ho la scaletta qui, però io mi impappino comunque a dire le cose. Quindi, una piccola nota, allora, non so se è stato un bug momentaneo di YouTube oppure no, ma ovviamente voi sapete che quelli che guardano i miei video da computer sanno che verso la fine, quando metto il video precedente, parte precedente, eccetera, ci sono le annotazioni nei video. Stranamente YouTube non me le fa più mettere, non so perché, ma non lo fa più. Quindi vi consiglio di usare la descrizione, e nella descrizione, credetemi, c'è sempre qualche cosa carina lì sotto. Potrebbe esserci qualche piccola pella, potrebbe esserci un po' di cazzeggio, come potreste scoprire qualcosa di strano, perché ricordatevi che la descrizione esiste e ogni cosa che vi serve è linkata nella descrizione. Ovviamente ogni cosa che vi serve è che è correlata al video. E proprio parlando di video, ho dato un po' un'occhiata ai miei video più visti del canale e ho guardato quali sono i tre video più guardati del canale. Abbiamo al primo posto la creepypasta di Crash Bandicoot con 997 visualizzazioni. E mio Dio, non ci riesco a credere che questa creepy, cioè, posso capire che è una creepypasta e Crash Bandicoot è famosa, sì, ci posso capire, però mio Dio, un mio video che raggiunge quasi le 1000 visualizzazioni è una cosa stratosferica. E se non sbaglio dovrebbe avere circa 12 mi piace. 12, 13, 14, forse esagero, però credo 14 mi piace. Al terzo posto, vi chiederete perché io sia saltato direttamente al terzo posto invece di dirvi subito il secondo. Ci arriviamo, signori, con calma. Al terzo posto abbiamo la mia versione multilanguage della canzone di Arietti, che ha 455 visualizzazioni. Dai,
pensavo qualche episodio in più, visto che Studio Ghibli, il corso famoso, è un multilanguage delle canzoni di Arieti, però ci posso stare comunque, non è un problema. Poi, nella seconda posizione, c'è una cosa che io non mi sarei mai aspettato. Io stesso non mi sarei aspettato di vederlo nella seconda posizione nella classifica dei video più guardati. È il vlog 23. È il vlog 23. Cosa sta succedendo? Com'è possibile che un vlog mio possa avere 734 visualizzazioni? Per un vlog dove non ho detto veramente nulla di stratosferico, l'ho riguardato e posso giurarvi non ho detto nulla di estremamente stratosferico, poi può un vlog avere 734, perché voglio essere preciso, 734 visualizzazioni e il doppio dei mi piace del mio video più guardato. Cioè, un vlog che ha più di 700 visualizzazioni e 26 mi piace. Cosa cazzo è successo? Cosa ho detto in quel vlog? Non lo capirò mai. Va bene, ho citato uno youtuber e lui stesso mi ha ringraziato, però cosa può essere successo in quel vlog? Vabbè, per chi se lo stesse chiedendo, lo youtuber che ho citato è Aerobic o Aerobic? Credo sia Aerobic. Ve lo linko comunque in descrizione, insieme al vlog dell'altra volta. La descrizione esiste, guardatela! Poi, nella scaletta dovrebbe esserci ancora due cose che vi dirò immediatamente. Quindi, calma, inspira e respira. Molto bene. Ovviamente ho guardato in qualche mesetto una serie televisiva che guardavo un po' da ragazzo. Chi mi conosce sa di che cosa sto parlando. E ci terrei a tenere questa cosa un pochettino segreta, quindi quelli di voi che sanno cos'è questa cosa, vorrei che non la scrivano nei commenti, perché voglio tenerla un po' come sorpresa, un po' di scossa per il canale. Non è nulla di stratosferico, ma è comunque qualcosa di diverso che ho voluto provare a fare. Quindi, ora che ho finito di vedere tutti gli episodi della serie, datemi circa un mesetto, poco più di un mese, e credetemi che ne vedrete assolutamente delle belle. Cioè, devo avere il tempo di ancora montare qualche clip e di fare una sorta d'intro. Detto ciò, penso averle fatto e credo che possa essere anche uno dei video più piaciuti del canale. Almeno penso, poi non lo so, potrebbe essere una cosa stratosferica, ma è una cosa che ho voluto provare a fare per fare un qualcosa di pochettino più diverso. Quindi, ultima cosa da dirvi, volevo dire l'outro. Quella io vi dico, lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video qui a Ben, eccetera, eccetera, eccetera. Pensavo di cambiarla quell'outro, come mai? Perché io feci quell'outro ispirandomi appunto a Dirdo, che io ci tengo a dire non è per copiare, però l'ho fatto per ispirarmi, perché Dirdo, sapete, è un idolo, e quindi quando qualcuno è grande te vuoi un po' imitarlo, qualcosa di simile, ma non imitarlo con cattiveria. Quindi io mi ero creato quest'outro proprio per omaggiare Dirdo. Però mi sono detto, proviamo a fare un'outro mia in qualche modo, quindi non so di preciso che cosa dire, qualcosa su dei piedi posso venirmi in mente, è che ne so, qui è 2087, spero che il video vi sia piaciuto, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like, e che cos'altro posso dire, non lo so, è difficile per me inventarmi un outro dopo che ci ho passato 4 anni a registrare video con quella, quindi proverò a cambiare altro, non so che cosa fare, quindi voglio però che non sia un altro come gli altri, tipo ci vediamo alla prossima, eccetera, eccetera. Cioè, ci può anche stare, però non voglio che sia, che si capisca che sia di qualche altro youtuber. Per me andrebbe una cosa tipo, qui è 2087, spero che il video vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like e ci vediamo alla prossima parte, qualcosa di simile. Quindi, qui è 2087, spero che il video vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like e noi ci vediamo al prossimo vlog. Bella a tutti, raga!